all'inizio il quartiere era un poco invaso dai comunisti e quindi i preti non erano graditi. E l'episodio è questo, che io venivo, io personalmente, perché beh, prima di venire ero io e venivo con la bicicletta da Cipolle ogni giorno per vedere dove andavo nel lavoro. La parola più pulita che mi dicevano quando mi incontravo, sacco di campone. Mamma mia, che brutto sta prendendo! Ma sta prendendo un sacco di campone! Ragazzi, non è qua, Fletta! Ci vediamo dopo! Ciao, sacchi campone! E da Cipolle ne sono passate due, forse. Don Casale se ne sottoscritto. Invece da San Filippo Neri sono venuti il direttore, Don Tassinare e Don Colombo. Poi anche altri gesti e cose che non vi dico, non posso rappresentare, eccetera. Non siamo stati bene accolti. Ufficialmente noi abbiamo iniziato nel 48. Il primo, uno dei incontri più ufficiali di ragazzi è stato il 6 gennaio del 48. Noi abbiamo avuto fin dall'inizio, che siamo venuti qua, l'aiuto dalla parte della prefettura che ci mandava a mangiare e ci dava i viveri. Noi andavamo al consorzio agrario, ogni mese ci davano 4 tonnellate di roba che noi poi distribuivamo ragazze e anche la gente, che alcuni non gradivano la nostra venuta, perché di Salesiano, perché dovevo vedere la parrocchia, perché per la gente locale era la parrocchia, non c'entravano i ragazzi di tutta la città che dovevano qua. Di Salesiano doveva fare, ma dice, può fare giocare i piccolini, fare giocare i bambini, questa cosa, ma non si intende con la parrocchia. Se avevamo questa difficoltà, all'inizio. Don Nicoletti, che era il parroco, che faceva anche l'economo, Don Nicoletti. Don Di Pietra, che faceva il confessore, e un coadiutore, signor Di Mauro, e poi c'erano i due chierici.